Possiamo parlare di minutaggio che, come handicap, visto il primo tempo, i giovani forse hanno creato problemi a Cosenza? In che senso? Qual è il ma, chinellate a santa e ti fanno rispettare il minutaggio, no? Ma per, no? Ma dove te lo prendi? Mi posso bere, se no faccio giocare, se una cosa però devo pure inventare. No, grazie. Non ho mai pensato di fare una formazione pensando al minutaggio o meno. Quindi sì, il primo tempo abbiamo fatto fatica, no? Chi ci capitava ci capitava, non era una questione di singoli. Se facevano tre gol non si poteva dire niente. Oddio, ma se ci facevano tre gol, l'occasione per fare tre gol hanno pure avuto, insomma. Per fare tre gol la squadra deve dominare, chiedi onestamente, non è che ci abbia dominato, perché noi siamo partiti a rilento e loro sono partiti un pochino meglio, quindi abbiamo fatto parecchi errori, tipo anche il gol. È stato il primo calcio d'angolo e loro hanno battuto, magari forse anche voluto in quella zona, ma noi lì ci siamo fatti una bella dormita e abbiamo preso gol. Poi in virtù di un primo tempo fatto male, ci stava che tu hai tentato di fare qualcosa, ma appena facevi un errore combinavamo pure qualcos'altro. Quindi abbiamo fatto un primo tempo male perché non c'eravamo troppo. Non che il secondo tempo chissà cosa eravamo, però il secondo tempo forse loro si sono tirati un po' indietro, noi comunque volevamo recuperare lo svantaggio e qualcosa in più abbiamo cercato di fare, abbiamo combinato qualcosina e poi abbiamo trovato un pareggio magari anche fortuito perché sul rigore che forse non era neanche eclatante, però insomma, alla fine secondo me il pareggio ce lo siamo meritati perché loro hanno giocato un tempo e noi l'altro. Anche se ci sono state tre occasioni nette, il portiere Miracoli più i due rigori, la spinta di pugno, l'atterramento di Angelo. Sì, ma qualcosa abbiamo fatto, però come ripeti tu, no, il primo tempo, io ti criticavo solo il primo tempo. Potevamo il prendere tempo. Il raddoppio minimo nel primo tempo, quindi. Corsa la punizione, ci hai risposto solo con sì, vabbè, abbiamo fatto un paio di situazioni, la punizione ci può stare uno dire fare una bella punizione. L'unica occasione è stata quella di Angelo, se vai a vedere. Angelo al 7 del passaggio. Quella è stata l'unica situazione dove stavano un pochino. Però dai, la partita è così, dai, noi non è che, ripeto, non è che adesso noi ogni domenica venendo da una situazione di normale amministrazione possiamo chissà che fare cosa. Noi siamo una squadra che siamo calati tanto, comunque ci abbiamo la volontà, ci stiamo mettendo la volontà di non mollare troppo, anche perché non siamo, come ho sempre detto, il Real Madrid, quindi se stacchiamo completamente la spina noi perdiamo con tutti. E quindi invece adesso la squadra, insomma, ultimamente sta facendo qualcosina in più, ci mette un pochino più mordente e poi vengono fuori partite comunque equilibrate perché le altre non sono assolutamente scarse, dove poi se hai qualcosina in più e fai qualcosina in più magari vinci, se no perdi, a seconda anche degli episodi come ti vanno. A 5 partite dalla conclusione, il traguardo è sempre più vicino, ma soprattutto si è primi in classifica, forse guardandosi molto molto ma molto indietro, tipo alla scorsa estate, si poteva immaginare una situazione del genere. È normale che noi abbiamo sempre da credirci noi stessi, al di là di quello che possono dire poi magari i tifosi, quindi ci viene a vedere, o i giornalisti. Noi siamo sempre ipercritici, io per primo, e quindi pensiamo sempre di fare meglio di quello che stiamo facendo. Poi è chiaro che se uno va a valutare tutto quello che è stato il nostro trascorso di squadra, che insomma a fine luglio non si sapeva neanche che categoria facevamo, è chiaro che questa società, quindi non noi giocatori, non noi addetti ai lavori che dobbiamo fare sempre il nostro meglio, questa società deve essere più che contenta di quello che è riuscita a ottenere. Però per quello che riguarda noi, adesso il fatto che noi siamo primi non cambia nulla, essere primi, secondi o terzi non cambia nulla, cambia soltanto che dopo che tu hai fatto i 46 punti dopo la partita con l'Aversa, dovevi cambiare obiettivo, spostare l'asticella verso una posizione di prestigio che a questo punto, come abbiamo già detto, è il primo posto, che magari non è facile arrivarci perché siamo a tre cilindri, però anche grazie al fatto che gli altri vanno a tre cilindri come noi, questo ci fa sperare di poter arrivare in fondo e magari arrivare primi, non perché noi stiamo immaginando calcio, noi sia perché siamo in gran forma, perché un pochino tutte le squadre davanti sono calate. E quello che era un campionato equilibrato nella prima parte di questo campionato, nella seconda parte è diventato ancora più equilibrato perché
tra le squadre ultime, vedi Gavorrano e vedi Arzanese, e magari le prime, vedi Foggia, Noi, Teramo, eccetera, eccetera, e poi la Sertana, così, c'è quasi la stessa media punti. E quindi la motivazione, oltre che l'organico, che comunque è stato da parte di molte squadre è stato risistemato, la motivazione nel calcio fa sempre la differenza. E noi non vogliamo perdere la motivazione, che è una soddisfazione prima di tutto di squadra, poi è anche una soddisfazione lottare per questo obiettivo per la società, che comunque viene da un ripescaggio, magari prima non ci è arrivata neanche l'anno prima, questa società nuova, quindi magari è una soddisfazione per il presidente, il paga, quindi perché non dargli una soddisfazione? E non ultimo, perché i tifosi non dargliela. Quindi non capisco perché noi dobbiamo mollare, questo è quello che è il mio rammarico in questo girone di ritorno, che non è stato di gran lunga migliore del girone di andata, anzi è stato anche peggio. Però la squadra non molla, quindi questo bisogna dargliene atto, perché come vedete le difficoltà non ce le abbiamo solo noi, ma ce l'hanno anche gli altri. Domenica mi impegno da non prendere sotto campo, il Gavorrano stava sotto, ha ribaltato una partita e l'ha vinta. Sta con motivazioni molto più alti delle nostre, anche se ha quasi un miracolo da compiere. L'ultimo posto a 28 punti, entrare nella zona playoff, devono fare 5 punti con 15 a disposizione, un po' difficile. 5 vittorie, perdono. Infatti questo ti dice ancora di più quanto sia complicato fare questo tipo di partite, perché il Gavorrano per ultimo ha battuto il Castel Rigone, ha battuto il Foggia, è andato a Messina, ha preso 4 gol, ma ci mancherebbe che il Messina abbia rubato qualcosa, perché il Messina è squadra fortissima, però il Gavorrano poteva, la partita poteva girare anche in maniera diversa, visto che era in vantaggio, aveva preso un gol magari sciocco, e poi magari è rientrato anche in partita e poi ha preso l'espulsione, quindi è una squadra che in questo momento ha anche la disperazione, ma anche la considerazione che non hanno nulla, più nulla da perdere, quindi devono giocare per vincere tutte le partite, se ci riesco, se no male che va, non hanno fatto il miracolo, ma non gli si può dire nulla. Quindi è una squadra molto pericolosa per noi, soprattutto perché noi la vogliamo vincere, e soprattutto perché noi, stando in un momento di tre cilindri, ci può stare che magari pensiamo che il Gavorrano si possa battere a tre cilindri e magari la perdiamo. Quindi, dato che noi adesso siamo arrivati a tre partite alla fine in casa e ancora non abbiamo perso uno, ci mancherebbe, andiamo a fare errore proprio in una di queste partite. Anche perché domenica si potrebbe festeggiare la matematica certezza. Sì, però a me questo discorso della certezza matematica non mi interessa proprio nulla di festeggiare, perché io ho festeggiato dentro di me dopo la partita con l'Aversa, perché c'era il centenario e non l'abbiamo perso, che se no succedeva un casino. Più perché 46 punti era praticamente impossibile che non ci salvavamo, quindi insomma, l'obiettivo è stato spostato già da tempo. Mi piacerebbe arrivare invece che pensare magari alla matematica, che poteva succedere a Chieti o poteva succedere domenica prossima. Mi piacerebbe festeggiare l'ultima partita in casa col Teramo quando è il primo posto, questo sì. Questo è gustoso, però è difficile. Il gioco del destino, lei ha detto la partita. Se l'avessi scritta questa cosa. Anche le tre pappine, infatti. Speriamo di arrivarci. Speriamo prima di tutto di arrivarci con un punto di vantaggio. Mister, parlando di cose gustose, anche la ciliegina sulla torta, se vogliamo, no? Dio. Sapere cosa sarà l'anno prossimo. Ma che ce ne deve fregare? No, a parte tutto. Non pensi che siamo ormai a capire comunque? Ma questi sono problemi che a me non mi riguardano, io faccio allenatore. Ma dipende dalla società, dipende da. Ma che dipende? È normale, dipende dalla società. La società quando deciderà se confermare Cappellaccio, Marino, Condò o Guidi o Frattali lo farà, non è che mi interessa, cioè io faccio questo lavoro, se c'è un'altra squadra vado un'altra squadra, quindi non è il problema. Però mi piacerebbe rimanere qua, in effetti adesso io non ho nulla, quindi aspetto che cambia la possibilità qua. L'amministratore delegato 2 settimane fa ha detto che c'è un discorso già avviato. Lascia stare l'amministratore delegato. Dopo Giuponzi sarebbe diventato qualcosa di più concreto. Ma no, l'amministratore delegato non abbiamo mai parlato di contratti né di soldi, insomma. Se dice queste cose è perché le vuole dire. Non c'è niente. Quindi. È giusto così, perché ma io questa situazione ma io lo guardo, io vivo la situazione che quando vinciamo sono contento,
Per esempio domenica sto con la 90esimo, mi ha fatto mangiare un sacco di arrosticini e sono contento. Stamattina sono ripartito con gioia, quando invece perdo non mi passa mai, né la settimana né la domenica. E quello che è il futuro mi interessa, sì, perché a me piacerebbe fare bene, perché nel futuro vorrei guadagnare, perché c'è una famiglia con 4 figlie femmine e gli devo dare da mangiare. Quindi quella è la mia preoccupazione. Poi che sia Cosenza, da un'altra parte, ci può stare, che può essere pure da un'altra parte, però tuttora io non ho parlato con la società né di contratti, né di soldi, né di niente, e non per questo critico la società, perché la società è giusto che faccia le cose in base a come si sente di fare. Però diciamo che più veritiera la voce secondo la quale Guarascio, che non lo ha detto ufficialmente, però questa cosa ha avuto modo di riferirla, è che lui vuole il primo posto appena sarà ufficiale, ma aritmetico diciamo, il primo posto avvierà i cosiddetti discorsi per eventuali rinnovi dall'allenatore ai calciatori. Se l'ha detto lui è il presidente, è la voce. Se ha detto così, perché non so manco se è vero. Diciamo, le voci che raccogliamo. Insomma, un conto sono le voci che uno raccoglie, un conto che io l'abbia detto. Io non so che cosa voglia fare la città quando magari parlare di contratti con me o con altri. Quindi a me quello che interessa è fare allenamento e sperando di vincere la domenica. E poi quando ho fatto questo io sto più che bene. E quindi il futuro lascia stare, cioè, il futuro. Chiedetelo loro, ma qual è il problema? Giusto per alleggerire un po' il discorso, Moscio lo rivedremo titolare? Può darsi, Moscio domenica ha fatto gol, pure a rigore, quindi gli abbiamo regalato un gol a Moscio, quindi deve ringraziare la squadra, De Angelis se l'è procurato, e quindi insomma è incredibile come al solito lui. Poi insomma lui si deve allenare come ha fatto bene o male durante l'anno, e devi dimostrare in campo che è più forte. Quando lo dimostra è difficile che non lo faccia giocare, anche perché Moscio, come si è già detto in altre circostanze, è stato l'attaccante che ha giocato di più, che ha più minuti di tutti credo, e che comunque non ha fatto più gol di tutti, perché magari sai, la media è anche quella, giusto che uno magari, se De Angelis si fa qualche gol in più, uno è più invogliato a farlo giocare, forse prima o poi facciamo fuori pure De Angelis, perché anche lui va a 3 cilindri. A posto. Ah, che devo dire? No. De Angelis, a 3 cilindri. Beh sì, non lo vedi? Secondo te perché? Ma lui è cascato mica perché gli hanno fatto fare, che svenuto, non ce la facciamo.